quarta vittoria consecutiva, ottava nelle ultime 9 partite per la Dolomiti Energia, che spugna il Palaradi 96-89, sale a 30 punti in classifica e compie un passo avanti probabilmente decisivo per la qualificazione ai playoff. KO di fila numero 2 per la Vanoli, che rimane a quota 24 in graduatoria. Primo periodo senza strappi, 22 pari al decimo. L'Aquila tira meglio degli avversari da 2 ed è superiore al rimbalzo, più 9 alla pausa. Og, Flaccadori e Gomes sono i protagonisti del 19-3 in 6 minuti, che vale il più 16-30. Ruzier e Fontecchio ci mettono una pezza, 39-49 all'intervallo. In avvio di ripresa, Gomes, Silins e Gutierrez permettono alla Dolomiti Energia di toccare il più 15, 59-76 al trentesimo. Nella quarta frazione, l'Aquila con Sutton amministra nel migliore dei modi l'attivo accumulato, più 13 al 36esimo. Sims e Fontecchio non gettano la spugna, meno 6 Vanoli al 38esimo. Gutierrez chiude i giochi, più 6 al rimbalzo per Trento, 25 palle perse per la squadra di Sacchetti, 15 e 5 recuperi per Gutierrez, stesso score con 4 su 6 da oltre l'arco per Silins, 14, 12 rimbalzi e 10 falli subiti per Sutton. Dall'altro lato, 20 più 13 palloni catturati, 11 falli subiti e 32 di valutazione per Sims, 18 per Fontecchio.